il suono si diffonde con due impianti quadrifonici paralleli, uno per le ambientazioni ed un secondo per le chitarre elettriche. Fabrizio Fini è un caro amico e collaboratore prezioso che mi ha aiutato nella definizione di questi impianti. Nel primo impianto le ambientazioni, premixate precedentemente in quadrifonia, sono trattate come dei sample di Ableton Live e vengono da me inviate, mixate o sfumate con un controller USB. Un portatile su cui girano due software, Aldo per la sequenza di immagini inviate ai proiettori e Ableton Live per la gestione delle ambientazioni quadrifoniche. Una scheda audio è collegata ad un mixer con 4 sub e attraverso finali di potenza raggiunge 4 monitors. L'impianto quadrifonico per la chitarra elettrica è più complesso e per il percorso del segnale molto articolato abbiamo dovuto trattare il loop audio e i loop di massa incontrati nel percorso. Gli amplificatori per le elettriche sono di base 4, due Fender dedicati ai suoni puliti, un Twin 65 reverb amp con il cono da 15 Jensen e un Supersonic Twin con due coni da 12 vintage. Altri due ampli per i suoni anche distorti, un Mesa Boogie Lone Star Special con due coni da 12 e uno Spitzer Amp 40 classe A con due coni da 12. L'alimentazione è controllata da due Furman e da un magneto termico per proteggere la strumentazione. Due degli amplificatori su 4, quindi uno per ogni coppia, sono stati privati della massa per lasciare solo ad uno dei due nella coppia il compito di scaricare a terra, evitando quindi i loop di massa. Il segnale della chitarra viene processato in due percorsi differenti e raggiungerà le due coppie stereo di amplificatori. I due percorsi di segnale in alcune occasioni si incrociano, quindi è stato fondamentale l'utilizzo di trasformatori Jensen per il taglio dei loop audio non desiderati. Desideravo che la pedaliera mantenesse un approccio manuale senza programmi con preset funambolici ma immobili. Quindi i pedali sono divisi fra una pedalboard a terra e un'altra sollevata per un intervento diretto. Il percorso del segnale. La chitarra entra in un booster, Rocket Boost o un Joe Phone della Farnburg, per recuperare in partenza quella spinta e quella definizione che il pedale del volume, peraltro meraviglioso, un Morley degli anni 70, stereo pan, toglie al suono sdoppiandolo nelle uscite. Un accordatore, il booster, e il suono entra in un Lex Rotary Strymon e da lì uscirà con una leggera stereofonia. I due segnali entreranno nel Morley Slim Stereo, due ingressi e due uscite, e da lì usciranno indirizzati, quello di sinistra verso il Mesa e lo Spitzer, quello di destra verso la coppia di Fender. Il pan e il volume miscelano il suono nei quattro ampli divisi in due coppie. Il segnale sinistro in uscita dal Morley entra immediatamente nel trasformatore Jensen per tagliare il loop audio che si genera già nel pedale del volume stereo. Il segnale prosegue in un Fulton Deluxe Clyde Wah e da lì in un Morley Wah per un possibile incremento vertiginoso dei toni chiari. Il segnale è diretto ad un Supatrem della Fulton, a un OCD Fulton Overdrive e a un BB Overdrive della Xotic. Passa per un pedale del volume della Ernie Ball perché, vista la natura dei timbri che ne possono uscire, può diventare piuttosto ingestibile, quindi dal volume generale, dallo stereo generale, quindi ha un volume dedicato, e poi entra nel canale sinistro di un Timeline Strymon, esce dal canale sinistro e entra in un El Capstan Tape Delay per poi essere diretto in stereo ai due ampli, il Mesa e lo Spitzer. Il segnale destro entra in un Supatrem Fulton, da lì prosegue in un Red Llama Way Huge e in un Phaser della MXR. E prima di entrare nel canale destro del Timeline passerà in un trasformatore Jensen dedicato per tagliare il loop con quel segnale sinistro che incontrerà subito dopo. Poi uscirà dal canale destro della Timeline per entrare in un El Capistan dedicato che invierà il segnale stereo ai due Fender.
mise Boogie per la coppia di sinistra e il Supersonic Twin per la coppia di destra, invieranno dai loro pre-out un segnale a due mixer Akai Patch Bay programmabili, che invieranno i segnali a due Lexicon, un PCM81 e un PCM91, oltre ad un Orville della Eventide. Questi ambienti verranno amplificati dall'impianto quadrifonico, non dagli ampli di chitarra. Il PCM81 uscirà dalle casse frontali, il 91 da quelle retro, e i due DSP dell'Orville saranno incrociati sulle diagonali fra le quattro casse. Gli ambienti sono richiamati da una pedaliera MIDI e combinano una serie di effetti compatibili. L'Orville è utilizzato come harmonizer. Controllers a pedale sono utilizzati per il volume in uscita degli ambienti Lexicon e Orville. Il sistema è silenziosissimo e i suoni che ne escono offrono un'esperienza incredibile. La struttura di questa macchina è complessa, ma permette in un modo spontaneo di costruire suoni che per combinazioni fisiche non saranno mai uguali a loro stessi. Stiamo lavorando anche per inserire due arpe elettriche e una steel guitar. Parallelamente stiamo implementando una sezione MIDI con una pedaliera Roland PK5 che invierà i bassi di un Moog, a cui sovrapporre sample armonico timbrici di due Akai 5000.